Dibattito, il primo iscritto a parlare è il consigliere Ardita. Prego. Grazie Presidente. Ma il mio intervento verte sul tema generale che è stato introdotto con la relazione sull'ergastolo ostativo, che rispecchia dal mio punto di vista un profilo del quale avrei voluto sentire parlare o scrivere nel parere, che è quello che sta un po' a monte rispetto a questa vicenda, che è soltanto la conseguenza di un modo di intendere gli strumenti penali. Cercherò di esprimermi nel modo più semplice e sintetico possibile, ma gli osservatori, diciamo, del sistema del contrasto ai fatti di reato e alle condotte criminose si sono accorti che in esito alla recrudescenza criminale di tipo mafioso, al crimine organizzato più in generale, anche di tipo terroristico, gli strumenti penali si sono evoluti nel nostro sistema e accanto agli strumenti tradizionali, quelli diciamo legati al processo penale, alla dimensione retributiva, se ne sono affiancati altri che hanno una dimensione molto più elastica, molto più capace di operare per la disarticolazione di queste realtà. E quindi misure di prevenzione, il 41 bis, gli strumenti stessi che sono legati all'utilizzo strategico dei collaboratori di giustizia. Questo ha introdotto nel sistema una quota di elasticità e anche di, come dire, di un aspetto prevenzionale più che un aspetto retributivo. Che cosa è successo? Che nel corso degli anni questi strumenti si sono andati via via sovrapponendo e sono diventati gli strumenti reali di contrasto. E la stessa pena in Italia è diventata, sta diventando, non più la dimensione della espiazione per i fatti di reato, i fatti che ledono gli interessi della collettività, ma una realtà, una conseguenza giuridica che è collegata alla pericolosità di un soggetto. Cioè oggi nel nostro sistema, per una serie di ragioni, due essenzialmente, una è l'enorme quantità di reati che vengono commessi, l'altra è una diversa, attenuata sensibilità che esiste nella cittadinanza, nel mondo, nella gente, rispetto al fatto che il carcere viene ritenuto uno strumento eccessivo. Si è finiti, in assenza poi di pene alternative, a commutare, a cambiarla in qualcosa di diverso che non è evidentemente qualcosa di connesso alla sofferenza. Con questo cosa voglio dire? Che l'ergastolo ostativo è l'introduzione delle tematiche di prevenzione all'interno della dimensione retributiva della pena. Cioè si ritiene che se un soggetto è pericoloso perché è collegato alla criminalità organizzata, debba stare in carcere, altrimenti dopo un tot di tempo anche un soggetto che ha commesso un reato grave, anche un reato di criminalità organizzata, possa uscire dal carcere. Ora, nel testo nella relazione che è stata fatta, sulla base di una, per la verità, completa attività di studio dell'ufficio studi, questa impostazione manca. E manca nella misura in cui, diciamo, dal mio punto di vista, pericolosamente, non si attenzionano alcuni aspetti che devono servire a garantire che la nuova prospettiva, appunto prevenzionale, legata alla pericolosità del soggetto calata nella dimensione dell'ergastolo ostativo, rispetti poi tutti i parametri di questa dimensione, cioè anche il fatto, per esempio, che si guardi ai reati diversi, no? Rispetto a quelli per i quali un soggetto è detenuto, nel caso in cui, ad esempio, si ritenga di valutare la ostatività o meno della pena che è stata attribuita. E mi riferisco al tema dei reati ostativi per connessione, che dal mio punto di vista sono una compensazione indispensabile che nel sistema determina una correzione diciamo valida di quello che è invece un modello che tende a ritenere superabile la dimensione dell'ergastolo ostativo sia pure in presenza di situazioni eccezionali. Questo perché? Perché per l'appunto noi siamo un po' legati alle scelte della Corte Europea, degli organismi internazionali, i quali non è che conoscono perfettamente la dimensione nella quale questo tipo di scelte opera. Nel nostro sistema, l'ho detto poc'anzi, oramai la tenuta della stabilità della detenzione è abbastanza, diciamo, garantita, proprio perché si guarda sempre a una selezione delle condotte più gravi per le quali è possibile operare l'espiazione dei reati.
E tutto questo, questa possibilità di uscire fuori dall'ergastolo ostativo, anche dalla dimensione del carcere, diciamo, a vita, è sostanzialmente collegata a una condizione che non può essere ritenuta propria dell'emergenza, cioè questo modello che ha attribuito anche alla pena delle caratteristiche, diciamo, di come dire, attenuazione o superabilità rispetto alla pericolosità individuale, non può essere legato all'emergenza, non è un problema di emergenza, è un problema che riguarda un fenomeno endemico nel nostro sistema sociale, che è il fenomeno del crimine organizzato, e che viene affrontato con strumenti che debbono essere parimenti, diciamo, coerenti. Ora, se noi pensiamo che questa, diciamo, questo mutamento di struttura della pena, no? Da dimensione formale, retributiva e quindi per certi versi rigida, la caduta dell'ostatività è la caduta della rigidità della pena, è l'attribuzione alla pena di una dimensione non più formalistica, non più retributiva. Oggi la pena non è più retributiva, non si retribuisce più moltissime condotte, non subiscono alcun tipo di retribuzione. Se noi pensiamo che questa dimensione del superamento dell'ergastolo ostativo debba avere tutte le caratteristiche, diciamo, e i vantaggi appunto di questa modifica strutturale e nessuno degli svantaggi, quindi per esempio il fatto che ci si guardi alla dimensione complessiva della pericolosità di un soggetto, se io ho commesso un tot numero di reati, alcuni dei quali collegati teleologicamente a quelli che diciamo appaiono formalmente non ostativi, tutti partecipano della mia complessiva pericolosità, e non mi sembra un argomento convincente il fatto che si introduca il tema della soggettività del soggetto di chi ha commesso, diciamo, il reato il reato ostativo, cioè che possa esserci una possibilità di rispondere anche per i reati ostativi commessi da altri perché ha commesso un reato non ostativo, perché non è questo il senso della norma, ovviamente. È ovvio che il reato ostativo e quello non ostativo vanno guardati per connessione nella dimensione dell'unicità dell'autore degli stessi. Non è che se io commetto un reato non ostativo, che però è teleologicamente collegato a uno ostativo, rispondo con le categorie dell'ostatività che riguardano il reato commesso da altri. È un falso problema, non sarebbe, diciamo, collegabile neanche al principio della responsabilità individuale rispetto ai fatti di reato che vengono commessi. Detto questo, io vi dico pure che questa norma che è stata fatta contiene certamente anche degli aspetti, parlo della norma che è stata approvata con un provvedimento d'urgenza dal governo e che adesso poi si porta alla conversione, in sede di conversione del Parlamento. È stata sicuramente una norma che presenta degli aspetti di migliorabilità, ma rappresenta anche un segnale politico forte, però, rispetto a un'aspettativa che era di tutt'altro segno. E questa, la circostanza di aver voluto leggere questi fenomeni ampliando la sfera ai reati ostativi per connessione, delle condizioni rispetto alle quali è possibile consentire il superamento dell'ergastolo ostativo, quindi in questo caso la possibilità di avere i benefici penitenziari per commettere reati di mafia o l'imperazione condizionale, è la riprova del fatto che occorre una tenuta complessiva e sistematica di questi istituti. Io non condivido di questo parere. La dimensione emergenziale con la quale viene letta la legislazione antimafia non è un problema di emergenza, è un problema di modifica strutturale del fenomeno criminale in Italia attraverso la dimensione della criminalità organizzata. B, l'utilizzo degli strumenti che devono essere tutti coerenti, devono essere tutti connessi a un cambiamento di struttura della pena nel nostro paese. E allora se c'è questa coerenza e se noi andiamo a guardare per far saltare l'ultimo baluardo del formalismo e della retribuzione, che è l'ostatività alla pericolosità individuale, non possiamo guardare a un soggetto tappandoci un occhio, non guardando quello che ha commesso rispetto ad altri fatti che pure rappresentano quello che è il suo vissuto criminale e la pericolosità e il suo inserimento dentro il crimine organizzato. E in ultimo, io non condivido la dimensione di preoccupazione rispetto a una serie di circostanze che andrebbero semmai spiegate meglio, andrebbe spiegato meglio la specificità del nostro sistema. Il termine dei 25 anni che viene letto dagli organi di giustizia europea è un termine che deve essere coniugato con le realtà ordinamentali di ogni paese.
Non è che in tutti i paesi come nel nostro esiste il principio della unicità della pena e quindi anche della pena detentiva diversa dall'ergastolo. Cioè, nel nostro paese, se uno ha 30 anni, poi prende altri 30 anni, poi ancora 30 anni, sono sempre 30 anni. E allora quella, l'idea che 25 anni sia il termine oltre il quale è possibile valutare la non perpetuità della pena, vale in un sistema nel quale evidentemente esistono anche diverse possibilità, nel senso che per ciascun fatto di reato, per ciascun processo, per ciascuna condanna, si espia una pena, non in un sistema nel quale tutte le pene vengono riunificate in un'unica realtà, per esempio. Non tutti i sistemi sono uguali, non tutti i sistemi sono tali da consentire l'ingresso del principio della pericolosità rispetto alla tenuta della pena, per esempio. Non tutti i sistemi prevedono forme di invasione della criminalità organizzata di tipo mafioso come il nostro, per esempio. Ecco, quindi io sarei, diciamo, per una posizione più rigorosa. Non condivido lo spirito, diciamo, eccessivamente di preoccupazione di questo parere rispetto ad alcuni aspetti che riguardano le norme che hanno reso più coerente invece il contrasto alla criminalità organizzata, e naturalmente non mi esprimo sulla questione che riguarda la suddivisione dei reati per categorie, in qualche misura retrocedendo quelli contro la pubblica amministrazione a un livello di minore rilevanza e di diversa, diciamo, incidenza, perché lì ci sono ragioni sistematiche che sicuramente avrebbero fatto bene fin dall'inizio a ritenere queste tipologie di reati differenti da quelli del crimine organizzato, ma non meno gravi e non meno meritevoli di attenzione sotto il profilo anche della eventuale scelta di prevedere il carcere come soluzione finale. Quindi una cosa è la questione sistematica, un'altra è la questione di merito, sulla quale naturalmente rimane sovrano il legislatore, ma ciascuno mantiene le proprie idee. Io comunque, così stanno le cose, non voterò questo parere. Chiesto di parlare il consigliere Di Matteo, prego. Presidente, la complessità delle questioni che stiamo affrontando avrebbe meritato più spazio e più tempo. Andrò per flash e voglio partire da alcune considerazioni in fatto che però non sono, a mio avviso, inutili, serviranno anche a capire meglio poi la mia presa di posizione, il mio parere tecnico su alcuni aspetti del decreto legge. La questione in fatto deriva da intanto le conoscenze giudiziarie che decenni e decenni di inchieste e processi hanno apportato alla cultura e al sapere della magistratura italiana e non solo della magistratura. Una di queste conclusioni è quella per cui il venir meno del vincolo associativo mafioso, soprattutto quando si parla di un vincolo associativo ad un'organizzazione seria e duratura come ce ne sono tante nel nostro paese a partire da Cosa Nostra, si realizza soltanto con la morte o con la collaborazione con la giustizia. Non è una conclusione apodittica, non è un teorema, ma la conseguenza di regole precise di quelle organizzazioni mafiose. La prima è quella della disponibilità assoluta di ogni appartenente alle esigenze dell'organizzazione. Una disponibilità che prevale sulla volontà e sul foro interno del singolo associato, che ad esempio riceva la richiesta di attivarsi per conto dell'organizzazione. Chi è mafioso? È mafioso 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno. È mafioso quando è libero ed è mafioso quando è detenuto. La storia ci ha insegnato e ci ha descritto situazioni in cui all'interno di Cosa Nostra e non solo di Cosa Nostra, i padri, su richiesta dei loro capi, hanno ucciso i propri figli.
Questo perché lo ricordo, non soltanto per il piacere che ho sempre di parlare di cose di mafia, ma perché vorrei premettere che a mio avviso per rompere il vincolo non è sufficiente che l'associato e quindi anche il detenuto associato voglia o si senta fuori dall'organizzazione, ma è necessario che anche gli altri associati lo percepiscano come definitivamente inaffidabile e soltanto in questa veste non può essere coinvolto in ulteriore attività mafiosa. Noi forse come paese, come istituzione del paese, non siamo stati in grado di spiegare bene queste cose innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e ora ci troviamo a fare i conti con la sentenza Viola della CEDU e poi a cascata con le successive sentenze della Corte Costituzionale. Da questo punto di vista credo che un danno si sia verificato e quindi io, così come fa il parere inizialmente, esprimo apprezzamento per l'iniziativa che è stata adottata in via d'urgenza dal governo, che comunque con questo decreto legge ha evitato l'intervento di una pronuncia caducatoria. Ha evitato probabilmente che immediatamente anche detenuti condannati per gravissimi reati di strage potessero aspirare alla concessione di benefici tra i quali la liberazione condizionale. Questa iniziativa ha, a mio avviso, provocato una delusione fortissima ed evidente di aspettative concrete e forti che le organizzazioni mafiose, soprattutto i loro capi, avevano nutrito. E ha evitato una conseguenza che si sarebbe potuta realizzare velocemente, probabilmente, e cioè che coloro i quali hanno compiuto le stragi del 92 e del 93, ci dicono le sentenze definitive anche per influenzare lo Stato nelle sue scelte di politica legislativa sull'ergastolo, inteso come effettivamente fine pena mai, paradossalmente fossero i primi a godere dei benefici. E allora, ho voluto fare questa premessa, e mi scuso per la sua ampiezza, perché voglio spiegare perché proprio per questi motivi alcuni passaggi del parere mi sembrano improntati ad una critica a mio avviso eccessiva e in certi casi non completamente giustificata. Mi riferisco in particolare, ma già sul punto ha parlato prima sicuramente meglio di me il consigliere Ardita, alla critica, a mio avviso non condivisibile, che riguarda l'inserimento nel decreto l'ampliamento del concetto di ostatività e quando è accertato che alcuni reati sono stati commessi per eseguire o occultare uno dei reati ostativi aborigine, ovvero per conseguire o assicurare al condannato ad altri il prodotto, il profitto, il prezzo, ovvero l'impunità di detti reati. A mio avviso è una disposizione condivisibile e importante, anche perché proprio in funzione preventiva, così come ha spiegato il consigliere Ardita, dobbiamo ricordare che gli obiettivi di carattere più strategico delle organizzazioni mafiose vengono perseguiti anche con condotte, penso ad esempio, ma soltanto ad esempio, a condotte corruttive o condotte di turbativa d'asta, connesse a quelle più propriamente mafiose. Ancora, un aspetto a mio avviso particolarmente importante, sul quale ritengo di dover esprimere la mia opinione di apprezzamento del contenuto del decreto, è quello relativo alla eliminazione
nel disposto normativo di ogni riferimento alle situazioni di inesigibilità, di impossibilità o di irrilevanza della collaborazione. Questo perché? Perché proprio l'atteggiarsi del fenomeno associativo rende sempre possibile una collaborazione che sia rilevante, sia esigibile e sia appunto possibile. Far parte di un'associazione mafiosa non significa aver vissuto soltanto determinate estrinsecazioni dell'attività di quell'associazione, aver partecipato a uno o più omicidi, a uno o più stragi, ad uno o più estorsioni. Significa viverla, appunto, come dicevo prima, 24 ore su 24, in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi collegamenti interni ed esterni. La collaborazione del mafioso, che in ipotesi appartenga tra l'altro all'organizzazione da molto tempo, è sempre possibile, è sempre rilevante, è sempre esigibile. Tra l'altro, veramente sarebbe da quest'ultimo punto di vista grave considerare non esigibile e considerare rilevante la non esigibilità connessa alla paura di ritorsioni nei confronti propri e della propria famiglia. Questo creerebbe un'ulteriore disparità di trattamento con i collaboratori di giustizia. Ma poi uno Stato serio, e per fortuna oggi da questo punto di vista lo Stato si è attrezzato, è in grado, diciamo, di approntare le misure di sicurezza e di protezione nei confronti di chi collabora. Non può diventare la tutela della sicurezza una giustificazione per non collaborare. E quindi mi sembra molto positivo questo riferimento e questa previsione di legge. Non ripeto le considerazioni che condivido comunque del consigliere Ardita rispetto alla critica mossa, seppure in maniera comunque non particolarmente aspra, alla previsione che innalza a 30 anni la soglia minima per poter accedere alla liberazione condizionale. Le ragioni sono state esposte della nostra perplessità dal consigliere Ardita. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, è ulteriormente, secondo me, molto positivo il coinvolgimento pieno nelle istruttorie non soltanto della Direzione Nazionale Antimafia con il suo parere, ma soprattutto, e questa è una novità, il coinvolgimento pieno che arriva addirittura alla possibilità di partecipazione all'udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza del pubblico ministero di primo grado, del pubblico ministero, quindi più delle volte del pubblico ministero distrettuale, del componente della DDA, che è quello che meglio conosce la situazione, meglio conosce i fatti, che meglio di tutti gli altri è in grado di valutare anche l'attualità o il pericolo di attualità dei collegamenti. A mio avviso era e continua ad essere opportuno l'attribuzione di maggiori competenze al Tribunale di Sorveglianza rispetto al singolo magistrato di sorveglianza. E questo sia per una ragione, tra virgolette, di tutela della sicurezza, della incolumità del singolo magistrato che deve decidere. Cioè, il magistrato deve decidere su questioni, il giudice deve decidere su questioni particolarmente importanti, ritenute certe volte fondamentali per l'organizzazione. Deve decidere se dopo 30 anni far uscire da galera coloro i quali
ad esempio, ma sono stati arrestati tutti in quel periodo o subito dopo, sono stati definitivamente condannati per 6 o 7 stragi. Attribuire la competenza al singolo magistrato di sorveglianza rappresenterebbe una possibilità di sovraesposizione, e da questo punto di vista non mi convince nemmeno il parere nel momento in cui accede alla tesi che comunque è opportuno che il tribunale di sorveglianza decida soltanto per la prima istanza di permesso premio o di altro beneficio, mentre poi successivamente può decidere il singolo magistrato di sorveglianza. No, secondo me le esigenze che vi ho prospettato permangono anche per i benefici eventualmente richiesti in seconda battuta. Non solo, ma l'attualità dei collegamenti, la questione del rapporto tra il detenuto e l'esterno può essere sempre meglio valutata da un tribunale che da un magistrato singolo. Anche perché noi dobbiamo tenere conto anche di un'altra situazione. Inevitabilmente più saranno diversificati, più saranno i giudici che dovranno decidere, più si crea il rischio di una giurisprudenza oscillante, ondivaga, che inevitabilmente porterà prima o poi ad un adeguamento alla decisione più favorevole rispetto alle altre. E proprio per queste ragioni, secondo me, noi avremmo anzi potuto criticare, cosa che io mi permetto di fare, e evidenziare l'opportunità che, così come avviene per i reclami avverso i decreti di sottoposizione e proroga dei 41 bis, così come avviene per decidere sui benefici da concedere ai collaboratori di giustizia, fosse stata prevista la competenza esclusiva di un unico tribunale di sorveglianza, che per gli altri casi è il Tribunale di Sorveglianza di Roma. Ciò avrebbe potuto comportare sicuramente una maggiore specializzazione di quei giudici e un minor rischio di giurisprudenza oscillante e in qualche caso addirittura contraddittoria. E c'è un altro aspetto che non mi convince del tutto del parere, perché finora vi ho detto quello che non mi convince da un punto di vista delle critiche che il parere muove, per carità assolutamente legittima, ma in certi punti che ho cercato di evidenziarvi non del tutto convincenti. Il parere secondo me avrebbe potuto anche criticare invece l'impianto del decreto legge per quello che il decreto legge sulle questioni che affronta non prevede. E a parte questa cosa del tribunale di sorveglianza che vi ho già espresso, il parere a mio avviso avrebbe potuto soffermarsi in maniera critica su alcune questioni che sono state affrontate e che rischiano di creare una disparità di trattamento con la disciplina per i collaboratori di giustizia. Noi lo dobbiamo vedere sempre in un'ottica di politica criminale, le due questioni non sono questioni diverse, perché l'istituto della collaborazione con la giustizia, che è già tanto in crisi sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, presuppone comunque l'esistenza di una forbice trattamentale significativa tra le previsioni che riguardano appunto i collaboratori di giustizia e quelle che riguardano i cosiddetti irriducibili. Bene, da questo punto di vista, paradossalmente, questo decreto diversifica, o meglio, non prevedendo alcune regole, prevede un trattamento, finisce per comportare un trattamento migliore per l'irriducibile che chiede, per esempio, la liberazione condizionale rispetto al collaboratore di giustizia. Mi riferisco in particolare al fatto che, pur prevedendo il decreto la previsione della rilevanza di un eventuale risarcimento del danno, non si prevede nulla rispetto ad un obbligo di dichiarare, al momento in cui si chiede ad esempio la liberazione condizionale, i beni
di cui il detenuto direttamente o indirettamente dispone. E questo, guardate, che costituisce un momento di disparità di trattamento rispetto ai collaboratori di giustizia. Sappiamo che la legge 45 del 2001 prevede sui collaboratori di giustizia che il collaborante o aspirante tale indichi subito i beni di cui direttamente o indirettamente possa disporre. Sappiamo che il collaborante, nel momento in cui si dovesse scoprire che non ha indicato tutti i beni, che ha nascosto beni o denaro di sua pertinenza, può essere oggetto di un provvedimento di revoca anche di un programma di protezione già concesso. Ecco, forse sarebbe stato, anzi io penso che sarebbe stato importante prevedere anche questo tipo di disposizione. Un'ultima considerazione, Presidente, se mi dà proprio 30 secondi o un minuto. Ritengo, passando ad altro argomento, particolarmente grave, ma il parere lo evidenzia comunque, la previsione normativa che assegna al Procuratore Generale il potere di autorizzare il ritardato deposito degli atti compiuti durante le indagini preliminari, attribuendogli una competenza che presuppone una conoscenza del procedimento e degli atti di indagine che non può avere. Sono perfettamente d'accordo con il rilievo, anche per quelle che sono le conseguenze che attengono all'effettività del potere di coordinamento del Procuratore Nazionale Antimafia, della Procura Nazionale Antimafia, e dico che questa disposizione normativa appare figlia di una concezione gerarchica degli uffici del pubblico ministero che è completamente estranea allo spirito e all'impianto della nostra Costituzione e che è pericolosa nell'ottica di preservare effettivamente l'indipendenza del potere giudiziario rispetto a ogni altro potere. Grazie, e mi scusi se ho sforato qualche secondo. Grazie, Gianni Matteo.